Bisogna più che scendere in piazza, prima io direi di fare una riflessione, perché è quello che abbiamo fatto. E la riflessione è questa: scendere in piazza forse è servito a mantenere vivi i problemi, alla fine non è servito di una virgola alla vita di tutti i giorni. Quindi bisogna, secondo me, secondo noi che abbiamo fatto questa analisi, attrezzarci politicamente, perché parliamoci chiaro, noi vogliamo mettere in moto questo contenitore politico, possiamo anche fare un passo indietro, vogliamo cercare persone che siano molto meglio di noi. L'onestà in giro esiste, anche a prescindere dalle stelle, l'onestà in giro esiste, ce n'è molta. Dobbiamo chiedergli solo di sbracciarsi e impegnarsi politicamente. Perché facciamo questa analisi? Perché vediamo che in prospettiva per il prossimo anno c'è un centrodestra che sta andando a prendere i relitti della politica degli anni Ottanta, il centrosinistra che non voglio nemmeno descrivere perché si è descritto da solo con la festa dell'unità e con le sedie vuote della festa dell'unità. Dopodiché c'è l'alternativa grillina, verso la quale devo dire abbiamo guardato con attenzione, ma non abbiamo visto una grande opposizione in questa terra, abbiamo visto semplicemente il progetto Sicilia, la rivoluzione di Crocetta, abbiamo visto tutto questo. E allora io dico, non credo che la Sicilia forse merita un pochino di più, forse merita un'opposizione a questo sistema che sia più forte. Noi vogliamo farla anche dentro il palazzo e ripeto, vogliamo andare a cercare persone che meritano di entrare in quel palazzo e che siano in grado di poter fare queste analisi politiche e di fare un'opposizione anche a questo sistema che ci ha portati al disastro, perché di questo credo che non ci sia un siciliano che non sia d'accordo con noi. Ora, attrezzandoci con le piazze abbiamo fatto l'esperienza, proviamo anche quest'altra, perché io dico c'è tanta gente che ci ha chiesto di attrezzarci anche così e noi lo vogliamo fare, tutto qua, nient'altro. Proviamo a fare quello che altri hanno fatto e che probabilmente forse è andato a finire male. Noi non abbiamo in più qualcosa, anzi forse abbiamo qualcosa in meno, ma dico dobbiamo provarlo, perché la nostra buona fede che ci ha fatto muovere in questi anni secondo me non ha avuto risultati. Siamo stati massacrati anzi perché abbiamo provato a farlo, oggi diciamo vogliamo provarci a testa alta e vediamo di riuscirci.